Il rapporto tra D'Annunzio e il fascismo segue il rapporto tra D'Annunzio e Mussolini, che non era affatto positivo, non era affatto lineare perlomeno. E il rapporto tra i due è un rapporto tra un politico e un esteta e un poeta, con tutto questo che quello comporta, nel senso che è chiaro, un politico ha una visione più globale dei problemi, D'Annunzio aveva una visione molto specifica. Non è stato fascista, questo non si può dire che D'Annunzio sia stato fascista e hanno ragione coloro che in questo momento rimarcano questa cosa, nel senso che D'Annunzio è stato D'Annunzio, è stata una persona che ha avuto un grande senso della nazionalità, ma aveva anche questo senso delle autonomie e della libertà che emerge dalla Carta del Carnaro, che lo differenzia in maniera sensibile dal fascismo. Non può essere neanche definito ovviamente un antifascista, non solo perché si tratta di categorie storiche lontanissime da lui, ma anche perché non fu mai antifascista. Lui aveva i valori dell'epoca, i valori di un combattente, di un soldato, uno che aveva fatto la guerra, uno che credeva nella nazione e quindi era sì nazionalista, ma il nazionalismo è diverso dal fascismo, così come D'Annunzio è diverso da Mussolini.